Prego. Benvenuto. Gentilmente di descrivermi la signora in questione e il suo budget e se magari conosce più o meno i profumi che le piacciono, così possiamo andare un pochino più sul sicuro. Ok, esatto, abbiamo questa promozione che se lei ci restituisce un boccetto vuoto le facciamo 10% di sconto. Ok, quindi l'anno scorso lei si era comprata questo. Quindi mi stava dicendo una donna distinta, elegante, che si fa proprio il bagno nel profumo, immagino. Ok, no, non c'è problema. E sì, ma qui dipende, possiamo avere 50, 75, 100, addirittura un 125. Insomma, dipende. Il suo budget. Ok, ci stiamo tranquillamente, non si preoccupi. Ok, quindi con questo budgettino avrà già 10 euro di sconto. E poi se ha la tessera fedeltà, ce l'ha, ok. Avrà un ulteriore sconto del 15%, quindi un super affare. Allora partiamo, le descrivo questo così dopo le faccio capire anche perché le suggerisco gli altri. Questo è uno dei profumi più costosi tra l'altro che ci siano. Questo è un 50, quindi vuol dire che le vanno bene in realtà anche 50 ml nel caso. Ed è J'adore di Dior, è un classico ed è il tipico profumo fruttato, fiorito, con delle piccole note legnose. Ok, quindi esatto, tra l'altro questo pack è molto bello perché è ispirato a una tribù africana, non mi ricordo adesso il nome, quelle tribù in cui le donne tipicamente si mettono degli anelli sul collo per allungarlo. Brutta cosa, però è ispirato a questo e comunque il pack è molto bello, molto semplice. Questo volevo un attimino proporle. Andiamo sempre su marche comunque high cost, ok? Quindi posso avere questo. Questo è della Cartier e si chiama La Pantera. Quindi La Pantera. Perché? Perché non so se riesco a vederlo. Mi avvicino un attimo. Non so se riesco a vederlo. Quindi il pack è caratterizzato da queste, diciamo, zigrinature, inoltre proprio ha la forma del, diciamo, muso della pantera, quindi è molto molto elegante e raffinato, ma stiamo parlando di Cartier sempre. In generale i pack dei profumi che hanno un costo elevato sono molto belli. Allora, quindi questo è un profumo fiorito e selvaggio. Hanno una nota molto molto forte, ma voglio un qualcosa di un profumo molto corposo, molto tondo, in cui tutte le note che sono all'interno si equilibrano. In questo caso abbiamo quindi un sapore più fruttato e legnoso, infatti ad esempio nella nota di cuore abbiamo il muschio e nelle note di testa abbiamo fragola, frutti di bosco. Sì, è molto dolce, dura abbastanza.
50 e viene. Uno sconto del 15, esatto. No, però hai 10 per 70 euro. Hai 10 euro, quindi questo viene 70 euro ed è buonissimo. Questo glielo consiglio assolutamente. Molto elegante. Sì, diciamo che poi il bello di questi profumi è che anche tengono le confezioni e fanno un po' da decoro anche per il bagno, per la camera da letto. Molto raffinato. Ok. Poi abbiamo Gucci Bambù. Questo è il tester, mi è quasi finito, ne devo ordinare un altro. Comunque dovrei riuscire a fargli questo invece, allora partiamo sempre dal presupposto che sempre è fiorito, fruttato e leggermente legnoso. In questo abbiamo come nota di fondo legno di sandalo e come nota di testa il bergamotto e un fiore che si chiama Lilium Casablanca come cuore. Sì, poi ci sono ovviamente altri ingredienti, però non possiamo saperli tutti. Diciamo così, a pietra preziosa, a questi angoli, molto molto bello anche questo pack. Glielo faccio vedere da vicino. Eccolo qui, abbiamo scritto Gucci, è un de toilette ed è 50 ml. Sempre sulle stesse note e glielo faccio sentire. Che lo dicevo, ce n'era ancora un po' di profumo. Ecco qua. Ecco qua. Glielo appoggio qui, può risentirlo quando vuole. Più legnoso rispetto all'altro, un po' meno fruttato, un po' più fiorito. Esatto. Ok. Quindi il primo Cartier lo scartiamo già. Va bene. Poi abbiamo questo profumo qui di Ralph Lauren. Legnose rispetto agli altri, infatti anche non so, Safari è un profumo un po' più selvaggio, ecco, ed è rinfrescante, contiene ribes nero, arancio, gelsomino, rosa, legno di cedro e legno di sandalo, quindi sì, è molto molto persistente e abbastanza forte, però glielo volevo fare vedere perché secondo me può essere un profumo un po' più particolare, ma che si sente tantissimo, insomma dipende poi dalla persona quanto le fa piacere anche che gli altri sentano il suo profumo, perché alcune persone lo fanno anche proprio perché si sente la striscia di profumo, invece altre semplicemente per sentirlo, per sentirsi un po' più belli, insomma. Di Ralph Lauren, adesso glielo faccio vedere un po' meglio, e abbiamo tutte queste zigrinature del vetro molto belle, e questo
Questa è un'edizione limitata. L'hanno fatto uscire per il 30° anniversario, quindi nel 2019. Gliel'ho fatto sentire. Questo può essere addirittura appunto un pezzo da collezione. Vedere appunto perché essendo un'edizione limitata era bello da avere. Sono una persona veramente appassionata di profumi, però lo scartiamo se insomma prima di tutto deve piacere il profumo, ok? Quindi per ora, ricapitolando, Gucci Bambù è in prima fila, ok? Poi vediamo. Andiamo con due Lancôme. Io ne propongo altri due e poi basta, perché purtroppo abbiamo finito i chicchi di caffè, quindi non posso farle recuperare un po' l'olfatto e dopo un po' sentirebbe un po' un misto di tutto e non va bene, ok? Allora, questo è un esempio invece di un profumo da 125 ml e questo è Eau de Lancôme. Eau de Lancôme, in realtà. E il pack è caratterizzato da un tappo in plastica. E qui dietro abbiamo una serie di zigrinature molto semplici. Credo anche questo bel suono. Ok. Questa ammetto che è più una fragranza primaverile ed è descritta come fresca e tonificante. E ha dentro, ad esempio, arancia, erbe, miele e gelsomino. Questo essendo un 125, quindi veramente molto 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 prodotto, viene 100 90 100, sempre scontato con la Fidelity Card, 90 con lo sconto di 10 euro. Più forte, si sente proprio più forte, più fresco. Sì, ma può essere dello stile giusto. Però per lei ho un'ultima proposta. In realtà adesso mi sono pentita di averla scelta come ultima perché avrà l'olfatto un po' compromesso. Però le dico, secondo me quest'ultima sarà la sua scelta. Del profumo della Lancôme La Vie Belle in rose, e infatti è diciamo un'edizione diversa dal semplice La Vie Belle.
sfumature. Anche questo, come il profumo J'adore, è il tipico profumo fruttato fiorito con una leggera nota legnosa alla fine, proprio leggerissima. E è adatto quindi a tutte le stagioni davvero e è pensato per donare eleganza a un cuore di peonia. Glielo metto di fianco a quello di Gucci e li può sentire uno dietro l'altro per capire quale le piace di più. Gucci Bambù era per rinfrescarle un po' la mente, questo qui. Sono due bag. Io le dicevo che poi non avevo dubbi, onestamente, sul fatto che avrebbe scelto il Lancôme. È uno dei miei preferiti in assoluto come profumo da signora. E la Lancôme in generale è una delle marche che mi piace di più per i profumi insieme a Gucci, perché sono veramente rispecchiano più i miei gusti e sono molto buone anche per i profumi. Le mostro già il pack secondario. Questo pack un po' lucido con questo rosa molto elegante, sempre lucido. E ha scritto d'uso, insomma, così abbiamo anche il nome del profumo in braille. Universale alla bellezza. Ok, adesso le faccio il pacco regalo e dopo andiamo in cassa, va bene? Le metto anche due o tre campioncini nel sacchetto, se li può tenere lei oppure li può dare alla direttrice.
eccoci qua. Allora, questo è il suo pacchetto. Io la ringrazio e spero di rivederla presto qui. Arrivederci, buona giornata. Concentrati su questo libro che hai tra le mani, senti la consistenza, il materiale, chiudilo, soppesalo, ora lascia scorrere le pagine tra le dita, ascoltane il rumore, senti le sue